Seconda edizione dell'All-Star Game, tutto aumentato dai tifosi fino ai volontari, anche questa è un'edizione probabilmente da ricordare e da stimolo forse anche per le prossime. Sì, sicuramente c'è stato tanto più lavoro dietro, io e Tommy ci abbiamo lavorato quasi 10 mesi e sicuramente l'evento sapevamo che doveva venire più grande perché ci avevamo messo tanto, ma sì, la cosa importante l'ha fatta Firenze che ha risposto in maniera positiva sempre più. Ecco, Tommy Romo, gli chiedo, qual è la cosa di questi 4 giorni che più l'ha toccato e gli è piaciuto e vuole ricordare? Sicuramente la partecipazione del pubblico, la partecipazione dei fiorentini, del pubblico fiorentino, e la cosa che probabilmente c'è stata in più rispetto anche all'anno scorso, la partecipazione anche di ragazzi che sono venuti da fuori Firenze. Sono state 4 serate spettacolari, le 3 che avevamo vissuto l'anno scorso con quella in più del femminile di ieri, sicuramente è stata una cosa straordinaria. Ecco, ora a questo punto testa per lo Star Game 2018, avete qualcosa nell'anticamera del cervello che avete già buttato un pensiero per l'anno prossimo, una cosa che vorreste fare, una che insomma vorreste cambiare rispetto a questa edizione? Ma prima dello Star Game 2018 abbiamo già in mente un'edizione 2K17 Winter, che quindi sarà una vera novità. Speriamo di poter fare qualcosa nel periodo natalizio, ne abbiamo già parlato con l'assessore che subito è stato entusiasta. Quello vediamo, le idee ci sono e sicuramente vediamo se possono essere realizzabili. Questa è una di quelle, ci siamo presi l'impegno chiaramente in collaborazione con il Comune, l'abbiamo fatto presente anche di poter intervenire su quelle che sono strutture all'aperto della città di Firenze, dei campini dove si allenano le 4 squadre dei 4 colori. E diciamo che lo Star Game non si ferma e non si limita soltanto allo Star Game del Piazzale Michelangelo, vediamo se riusciamo a fare anche qualcosa in più.